Sono insieme a Michele Centonze, autore di una bella prestazione di un Pomarico che vince per 2-0. Michele, raccontaci un po' le tue impressioni di questa partita e di come hanno giocato i giocatori. Allora, alla vigilia era già dura come partita da affrontare in quanto mancavano, diciamo, tra i titolari. A maggior ragione quelli giocatori che sono stati chiamati in causa hanno dato il 110%. Infatti l'andamento del gioco è sempre stato, le redini del gioco sono sempre state dalla nostra parte, il Policoro ha fatto poco o nulla. Abbiamo creato molto, abbiamo lottato su ogni pallone e il risultato penso che sia più che giusto. A maggior ragione il rigore sbagliato dove il passino poteva essere ancora più pesante, ma fortunatamente non ha fatto la differenza nel momento che già vincevamo 2-0. Molto bella la prestazione del tuo compagno di squadra Vincenzo Di Motta, che, diciamo, ha dato delle indicazioni ai suoi compagni in difesa. Di Motta non lo scopriamo di certo ora, non si discute perché ha tantissima esperienza. A maggior ragione dal momento che non si allenava da tanto, è un giocatore che non è allenato da tanto, fa valere l'esperienza, quindi compensa il tutto con l'esperienza dove non ha fatto nemmeno una sbavatura, tanto di cappello, chapeau. Ti ringrazio Michele e ci sentiamo al prossimo appuntamento. Alla prossima, grazie. Com'è andata la partita di oggi? Una grandissima partita, grandi giocatori, oggi abbiamo messo a tappeto il Policoro, sì, perché abbiamo giocato a ottimo livello, veramente da campioni. Voglio ringraziare come sempre Giovanni Carioscia, sempre migliore in campo, sì, un leone, di tutti un i leone. Ragazzi, pur lavorando fanno tutta la cosa. E per... Chi è il giocatore che ti è piaciuto di più oltre a Giovanni? La verità, oggi hanno giocato tutti quanti bene. Però c'è sempre qualche punto in più perché va sempre a puntare alla vittoria. C'è sempre quel gol. Non per dire nessuno, tutti i ragazzi, dai. Allora chiediamo a uno dei tifosi più grandi dell'Atletico che ha urlato tutta la partita. Cosa vuoi dire ai giocatori? Vi voglio bene e continuate così. Vi voglio tantissimo bene e voi lo sapete. Io urlo perché vi voglio bene. Grazie. Grazie a tutti, ci vediamo al prossimo appuntamento. Atletico! Benissimo. Atletico!